Puntata speciale di Ring, come avevamo detto non andiamo in vacanza durante questo agosto, anzi ci stiamo allenando come vedete per la nuova stagione. Sarà davvero impegnativa anche perché la politica, sapete, passa attraverso la piazza di Ring e sarà la stagione che ci accompagna al voto delle prossime amministrative. A proposito, visto che la trasmissione si chiama Ring, non potevamo che allenarci qui e insieme a Fabio Tujak. Ciao Fabio. Ciao. Anche perché la notizia è proprio di queste ore, tu hai deciso, lo pensavamo un po' tutti dopo che hai passato l'estate come gran protagonista, insomma, sì, il tuo impegno politico. Aspetta, allora intanto questi li do a te perché è meglio e più degno. Okay, boh. Io da dove passo per entrare? Dai, è facile. Grazie, aiutami tu che qua già l'immagine sarà ingenerosa per me perché sei okay, molto più alto, lasciamo, sei un peso massimo. Lasciamo i guanti, parliamo piuttosto delle cose. È venuta fuori... Io scrivo molto su Facebook, rispondo a tutti quanti quelli che mi chiedono, adesso che mi sono fatto avanti più politicamente, quali dove, mi hanno chiesto quali saranno impegnarti, i miei programmi futuri, forse non dovevo dirlo così subito, così, ma parlando con amici io ho risposto subito, ho detto, e tutti se ne sono accorti, tutti mi ha contattato il piccolo, voi, che ho intenzione di fare una lista civica per poter dire veramente la mia, perché è inutile fare manifestazioni se poi non sei dentro e magari non vieni ascoltato veramente dalla politica. E proviamo a entrare dalla porta principale, una lista civica fatta con altri ragazzi come me, atleti, che ci tengono alla sicurezza della città. Cioè cos'è? La lista dei bodyguard? La lista dei... no. Cos'è? Chi pensi di... Anzi, posso chiederti prima di tutto, come si chiamerà? Ma quella pagina Facebook già aperta? Pagina Facebook che dove scrivo un po' più della parte politica per lasciare un po' il mio profilo più familiare, privato. Uh-huh. E tutti con Fabio Tujak potremmo usare questo nome qua, immagino. Ma ancora presto, ancora in fase embrionale questa lista civica. Scherzavo quindi... bodyguard perché se tu parli di palestrati o ragazzi o atleti, diciamo, l'obiettivo... è quello di puntare molto sulla sicurezza, mi sembra di capire, no? Una lista che si colloca a destra della Lega, a destra di questa Lega o comunque nel centrodestra, no? E come ho descritto sul piccolo, ho detto che ho simpatia per la Lega, però non voglio che mi si accomuni solo alla Lega, perché la mia sarà una lista civica dei cittadini. Sono d'accordo su molte cose che a livello nazionale sta dicendo Salvini, per questo vado d'accordo, però la mia sarà una lista civica dove se qualcuno del PD dirà qualcosa di giusto, farà una manifestazione per una sicurezza o così... Può essere incluso, tu pensi? Sì, cioè, c'è aperta anche altre... Qualsiasi altra... Per questo, se no, andavo direttamente nella Lega, no? Ma invece abbiamo pensato che la soluzione migliore per dire veramente la mia senza condizionamenti, per stare dalla parte dei cittadini, sia questa, la lista civica, senza nessun partito ancora, che per poter sostenere i cittadini, stare più a contatto possibile con i cittadini... perché io non sono un politico navigato, sto appena entrando e qualche mio amico che appunto verrà con me nella lista, magari conosce più di me, mi aiuterà. Quindi c'è qualche politico già? Diciamo no, qualcuno nessun, che... Nessun vero politico, però tanti appassionati che seguono parecchio la politica e hanno idee chiare. Idee chiare... Cosa sono? Quali sono le idee chiare tue? Beh, idee chiare, se noi ci siamo fatti un nome, sono uscito per chiedere sicurezza. Partiamo dai Topolini, no? Prima... Sono partito dai Topolini, dopo siccome sono stati avanti episodi che leggevo ogni giorno sul piccolo, leggevo di episodi di problemi, siamo andati davanti alla prefettura perché ho detto qua se...
Abbiamo liberato i topolini dai bulli, che è stata un'iniziativa, secondo me, che è andata alla grande, perché comunque adesso è più controllato, è molto meglio. Via del Toro, diciamo il periodo di Via del Toro, anche quindi dopo c'è stata quella ragazzina, quella bambina molestata a bar, ancora sì, quel ragazzo, mio amico, che è il mio coetaneo, fuori dal bravo, che è locale. stato picchiato da quattro ragazzi, così, ma proprio. Come si fa a cambiare questa cosa allora? Perché ci vuole l'impegno politico o il tuo ingresso in politica? Per cercare di evitare episodi di questo tipo che hanno contraddistinto gli ultimi mesi. già parlare, così Basta parlarne, tu dici, in qualche maniera. proviamo a fare qualcosa di più. Proviamo a fare il possibile per la sicurezza, perché sa, io mi sono mosso perché sto aspettando il terzo figlio. Jesus, eh? Sì, Quanto manca? un mese, proprio un mese esatto, vediamo se magari nasce anche prima. Sono entusiasta per questo, però forse anche questo mi ha sensibilizzato un po' di più rispetto a prima. Mio figlio più grande invece ha quasi 11 anni e presto comincerà ad andare in giro da solo. Per questo mi sono mosso ai topolini. Per i topolini, perché pensare che lui ha, non Va al so, bagno, 14 cioè. anni, già 13 anni, magari potrebbe andare ai topolini per i cavoli suoi, ma invece non può andare perché sennò viene picchiato, eccetera, eccetera. E così è andato avanti tutto solo, perché c'è stato un grande consenso di tutti quanti che vogliono sicurezza, tanto Cercano che una guida sono. comunque, no? Cercano una guida, qualcuno. Queste persone che poi sono venute alle manifestazioni, no? In Sì, quei giorni. guarda, quello che ho avuto purtroppo tante critiche, questo mi hanno sì una parte demoralizzato, però sa, le persone per strada che mi fermano, mi fanno i complimenti, dalle signore, per lo più vedo genitori, però anche nonni. Così chi come me, io sto aspettando il terzo figlio e quindi pensa più il futuro della città, è più preoccupato, Il tuo futuro è a Trieste comunque, no? no? Ma Quindi sì, questo è chiaro. beh, sì, Anche mi sento. perché mi interessava capire invece l'impegno professionale quanto Da ti pugile. toglie adesso, esatto, da pugile, nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Perché poi, insomma, fare il consigliere comunale, dovesse capitarti, dovessi essere eletto, non è un lavoro da poco, eh? Ci sono le commissioni, ci sono i consigli comunali, se vuoi portare avanti il tuo progetto non puoi mancare, no? Quello che farò, se in caso dovessi O entrare in pensavi già consiglio, all'assessore alla sicurezza, no? Perché volevo capire. in Ti ho visto un caso po' ragionare sulla cosa. dovessi Sei più vicino, entrare, che di sennò non ti vedono. essere più a contatto con la gente possibile, perché non mi si può vedere come un politico vero, no? Io sono appunto portuale, un pugile professionista, sono più con la gente a contatto possibile, no? E voglio che se entro dentro continui così. Adesso ascolto e tiro fuori i problemi della città che mi arrivano alle orecchie dei cittadini, così deve continuare. Questa è l'unica soluzione. Penso che i nostri politici, appunto veri, no? Non io che sono un portuale che sta provando a dire la sua, sbagliano, non sono apprezzati, perché se li vedono lontano, sono lontani dalla gente. Dalle persone, ma tu chi pensi? A una parte politica, diciamo al sindaco perché è lui la guida della città, o pensi a tutti i consiglieri comunali politici, diciamo da una parte e dall'altra, quindi sono un No, po' percepiti lontani? parlavo in generale, parlavo in Di Cosolini generale. cosa pensi? Beh, sinceramente, se mi sono mosso è anche per dare una mano a tirare giù tutta la sua giunta, cioè, non sono, sarò dall'altra parte, Sì, questo immaginavo, non è che avresti speso chiaramente parole diciamo. Però, positive, però candidandoti sai, come opposizione. anche perché mi sono fatto avanti proprio nel periodo della sua giunta, che sta, non mi sta, lui può dire che le cose vadano bene, ma non mi sembra tanto, se no non dovevo andare là io ai Chi topolini. vedi dunque dall'altra parte?
o chi ti hanno detto, perché questo mi interessa. Tu hai dialogato, diciamo, con Pierpaolo Roberti, che oggi su Facebook, tra l'altro, ti risponde ringraziandoti per gli apprezzamenti che tu hai espresso nei suoi confronti. Sinceramente, lui è un candidato sindaco, no? Lui è un candidato sindaco, ma sinceramente abbiamo veramente parlato pochissimo. Cioè, siamo soltanto... Vabbè, ma che ti ha detto? Il candidato sindaco del centrodestra sarà... Te l'ha detto, no? Certo, lo sanno tutti. No, non lo sanno, secondo me. No, beh, probabilmente dicono che sarà di piazza, no? Certo. Ok, vedi. Quindi... È dato un bel gancio, secondo me, in questo momento. Non è detto, cioè nel senso che non è così chiaro, è stato detto più volte nelle scorse settimane, però sì, allo stato attuale sembra più accreditato. Vedremo, io appunto, Di piazza cosa pensi? Per la mia vicinanza politica in questo momento qui, insomma, ma tra l'altro perché l'ho conosciuto di più di persona, mio coetaneo, lo seguo di più, ovviamente sono più affine a Roberti. Di piazza, che ho conosciuto anche lui, mi sembra proprio tantissimi anni fa, mi aveva premiato per qualche mio match. Ho stima anche per lui, dobbiamo politicamente magari conoscerci un po' meglio. Senti, la reazione dei tuoi colleghi al lavoro, io l'hai detto più volte, io sono portuale, cosa ti hanno detto? Si sa che... Oggi sms, messaggi, visto che è una notizia, insomma, lo pensavamo tutti, lo dicevo prima, questo impegno per la città politico, poteva sfociare, no? Sì, però... Nella politica... Purtroppo, cioè, io sono in un ambiente, lavoro in porto, che è dichiaratamente molto più di sinistra che di destra. Quello. E quindi, cioè, con tutto che... Però nessuno, cioè, cerca di contrariarti, credo, no? Quindi... Vabbè, è difficile con un peso massimo di 1,90 m e 100 kg, non è che... Esatto, sei 1,90 m, sei tu che sei troppo, non io basso, sì, ecco, sì. No, diciamo, no, diciamolo subito. Ok, ma... quindi, però ho avuto c'è stato qualcuno che pensavo che eravamo amici fino a quel momento, lì ha smesso di salutarmi. Ho ricevuto tante critiche, no? Poi, sai che sarà sempre peggio perché sei in un impegno politico. Dopo che questa trasmissione, dopo che sono finito sul piccolo oggi, che ormai sono proprio quotidianamente. E adesso sono cavoli miei, perché... Tua moglie cosa ha detto? Quando tu... Mia moglie... Le hai detto, forse sai, mi candido. Cosa ha detto lei? Mia moglie mi appoggia in tutto, siamo entusiasti, felicissimi. Adesso per terzo figlio siamo innamoratissimi. Però purtroppo abbiamo avuto diverse critiche, cercano di attaccarmi in qualsiasi modo... Lei è stufa, no? Perché non è giusto, no? Perché non è che sono Bill Clinton e mi puoi attaccare come se avessi fatto qualcosa, no? Allora, siccome ho lavorato un bel po', come butto fuori in un night, no? Allora, no, beh, tu Jack, lui è poco di buono, cioè, invece... Cioè, sono tutte cose che possono uscire, tu dici, nei prossimi mesi, ricordate, nei prossimi mesi. Sì, ma sa, io sono felice, innamorato, sto aspettando il terzo figlio, siamo entusiasti. No, se mi vogliono attaccare gratuitamente, inventare qualsiasi cosa, mi sembra, cioè, dite tutto contro di me, però sulla famiglia veramente mi sembra veramente che potete vergognarvi e squaglio, perché una signora ha già tirato fuori una cosa del genere, io non gli ho fatto neanche niente, però... Cosa vuol dire? In che senso niente? Non è che volevi menare la signora, voglio dire. No, cioè... no, nel senso che non hai reagito, non l'hai detto nulla. No, che eravamo, io pensavo, eravamo sempre in tranquilli, in amicizia, così. Dopo, quando mi sono fatto avanti politicamente, no? Perché sono diventato un personaggio politico quando mi sono stato avanti ai Topolini, là mi sono messo in luce e le signore mi fermano per strada e mi fanno i complimenti. E ogni tanto qualcuno anche mi critica perché magari politicamente è già schierato da un'altra parte, certo. Anche se non ho detto sono di destra, sono di sinistra, io ho chiesto sicurezza. Secondo te quanto sarà
tema di questa campagna elettorale, la sicurezza? Cioè, quanto hai avvertito davvero? Perché poi sai, ascolti le forze dell'ordine, ascolti i report del comune, non solo, insomma, di chi la sicurezza la fa per lavoro in questa città, e ti dicono: guardate che non è aumentato, è forse la percezione, no? Di insicurezza, che è una cosa diversa. Sarà il tema di campagna elettorale? La percezione di insicurezza, cioè, è quello che conta, non lo so, tutti i dati esatti dei crimini, però fatto sta che io leggo il giornale e questo vedo ogni giorno ho visto, per questo mi sono fatto avanti, quindi per quanto mi dicono che va tutto bene, a me non sembra. Amici poliziotti mi hanno detto: guarda che se Trieste siamo ancora fortunati che abbiamo più polizia e forze dell'ordine di altre città, però magari è più presente, vero? Sì, questo. Però è anche vero che anche se arresti qualcuno il giorno dopo compie la stessa cosa, perché se non c'è la certezza della pena, allora anche se lo prendi uno che spaccia, il giorno dopo spaccerà ancora, perché funziona così in Italia. Però qua appunto non bisogna andare sotto la prefettura, ma bisogna andare sotto il Parlamento per cambiare le leggi, e quindi io nel mio piccolissimo non posso fare niente, però sperare, cioè, ma la tua lista è già pronta? Sembra quasi che tu abbia le idee davvero chiare, cioè, nel senso, che amici, cos'hai, due o tre amici che ti seguono, qualcuno di noto, quello ti ho chiesto, cioè qualche altro ragazzo impegnato, ragazzo o ragazza, qualcuno che... Gente dell'ambiente sportivo, famosi, qualcuno anche sì, cioè? Adesso ho fatto una chiacchiera proprio adesso prima di venire qua con un atleta che corre, che non faccio nomi, ma lo saprete, facendo uno più uno, che è popolare almeno quanto me, che correva, anzi forse ha avuto più successo di me, e altri comunque amici, siccome io mi sono appassionato. Ti ha detto di sì? Sembrerebbe. Corre con te, quindi, in politica? Io sì. sì. Quindi correrà con te. Io mi sono appassionato, te. oltre che come sportivo, alla boxe, che combatto, ormai è una professione, e mi sono messo a correre parecchio. Sì, l'ho notato. Perché l'ho notato alla California quando ci siamo incrociati, ti ho notato. Perché tutti i pugili per arrivare a avere corri il fiato, parecchio, sì, certo. E così ho fatto tante amicizie in quell'ambiente sportivo, e qualcuno che ragiona come me mi vuole dare una mano. Anzi, c'è qualcuno che magari si intende più di me di politica, perché io ci ho messo la faccia, c'è tutto la passione che metto da pugile, però non so che non ho ancora tutte le conoscenze che servono per fare bene, ma con l'impegno, anche quando ho cominciato con la box, per passione, non sapevo tirare un pugno, mi hanno buttato sul ring, però ce l'avevo dentro, menavo. Quindi chi cacci fuori dal ring con un destro, di questa politica, diciamo, fossero tutti qui dentro, chi cacci fuori per primo? Adesso ce l'ho un po' con quei buonisti sfegatati che ti tacciano di razzismo quando chiedi legalità e giustizia. Secondo me loro sono i veri razzisti. Perché? Dici? Ma non, se fai, anche in tal caso, questo mi riprendo dalla Lega, che mi è piaciuto molto. Se fai venire qua tante persone, profughi, e non li fai integrare, non gli dai un lavoro, e non li fai stare bene, dai la possibilità a loro di farli diventare come noi, no, questo non può essere niente di buono. È ovvio che non posso avere niente contro uno straniero che lavora, paga le tasse, fa una famiglia, sia chiaro. Ci saranno degli stranieri nella tua lista? Perché ricordo, insomma, anche il ragazzo che insieme a te è andato a ripulire poi i sassi, le rocce di Barcola. Guarda, la lista è ancora in via di definizione. Sarà lui? Per la verità non ce l'ho nemmeno... Ti ho dato un'idea, vabbè. Non ce l'ho nemmeno parlato. Lui è un bravo ragazzo, abbiamo avuto subito sintonia. Perché in fondo lui è arrivato qua dal Kosovo, che
scappato dalla guerra, che era un artigiano, adesso da ragazzino, era in guerra, è venuto qua, ma lui era un vero richiedente asilo, cioè lui doveva sparare, è venuto qua, però a differenza di altri che si è fatto il mazzo, adesso c'è una ditta ben avviata con tanta gente sotto di lui, c'è una famiglia, i miei figli si sono messi a giocare con i suoi, e quindi come puoi, cioè, lui è un cittadino come triestino, come me. No, quindi pensi a qualcuno di questi stranieri, anche per dimostrare che diciamo l'insicurezza o certo tipo di convivenza difficile non è quella che rientra, non so, nella tua impostazione, cioè tu te la prendi con l'integrazione mancata, ecco, giusto? Credo di aver capito così, poi eventualmente, o un'integrazione sbagliata alla fonte, come penserai tu sul tema dell'accoglienza dei profughi, cioè ma i lavoratori che sono arrivati qua dall'estero, insomma, pensi a qualcuno di loro anche? Non adesso è ancora presto, ancora perché presto. La lista è ancora in fase embrionale, da pochissimo ci siamo incontrati con io e un paio di amici, ho detto boh, ormai siccome tutti me l'hanno chiesto di fare qualcosa di più, questo è il passo successivo, no? Me l'hanno consigliato. Senti, perché è inutile fare, perché dopo la gente si lamenterà, ho già visto, sì perché vuoi fare politica, ma se, ok, voi fate le vostre campagne su Facebook, non è che diventi ricco facendo politica, no? Il consigliere comunale, l'ha capito, dai, trasformate il mondo mettendo i mi piace, e io invece provo a fare qualcosina di più. Non divento ricco se entro in consiglio comunale, non mi ho un buon lavoro al porto, o comunque la mia carriera pugilistica sta andando ancora avanti, perché io combatto ancora. Non è, di sicuro se lo fai per passione, perché non è che ci avrei un guadagno così grande entrare in consiglio comunale. Cioè, però vuoi prenderti cura della tua città. Ma io provo. Senti, degli altri temi, quali sono gli altri temi secondo te della città? Hai visto la ferriera? Vedi una soluzione, vedi una soluzione al fronte? Cosa? Parlare della ferriera è ancora presto per me, non sono ancora... Perché studierai, diciamo. Bravo, esatto. Hai intenzione di studiare. Cosa studierai quindi? Ferriera? Studierò tutti i problemi della città, adesso veramente, mi trovo qua a parlare. Devi guardare tutte le mattine Sveglia Trieste, lo sai, vero? Lo so. Ecco, dalle 7 alle 9 e mezza, perché chiamano tutti i triestini e qualche tuo amico qua presente che non possiamo dire, credo, è in lista. Sì. Come si chiama? Maurizio. Ecco, così l'abbiamo detto, un altro nome, Maurizio, ma... Lui sa molto bene perché lui segue spesso. Un altro grande atleta, quindi ha fatto una lista di brava gente che lui sta e qualche mese fa ha lanciato un'iniziativa, il bar derubato, da Giusi, bravo, esatto. E quindi abbiamo raccolto insieme anche al gruppo NIM di VM e insieme a Maurizio, abbiamo raccolto i soldi, abbiamo creato un aperitivo quel pomeriggio ed è stato un successo. Anche Maurizio era protagonista. Diventare papà come me, quindi abbiamo vedi. Anche questa cosa. Era la lista dei papà allora, vedi? La lista dei papà. Ma però visto che ho più appeal fra genitori, per non dire nonni, così, perché sinceramente se vogliamo sicurezza, una Trieste è più vivibile, perché pensiamo al futuro, pensiamo che se le cose vanno avanti così, qua diventerà una schifezza, sta città sarà sempre peggio. E quindi io... Tu vieni da Melara, no? Sono cresciuto là. Adesso non abiti più lì, giusto? No. Però, ma io non dei ho rioni, mai... dei quartieri di quell'area lì, cosa pensi? Ma guarda, io non ho mai avuto problemi, si può dire che non vengo da una famiglia umile, tranquilla, e quando mia moglie, quella che dopo è diventata mia moglie, a 24 anni, è rimasta, l'ho lasciata incinta, siamo andate a chiedere che la casa degli Atter, visto, però sai, detto, ma come siete italiani, lavorate tutti e due, che cavolo ci fate qua? E allora mi sono sobbarcato un mutuo di una trentina d'anni, ma va benissimo così, però quindi sono diventato impeccabile, no? Se magari prima avevo qualche multa così che non me ne fregava niente, sono diventato... Sei stato più attento, Diventato un cittadino modello, sono dovuto diventare un cittadino modello, comportarmi bene e prendermi le mie responsabilità, oltre a lavorare al porto per non far mancare niente ai figli, ho sempre fatto comunque, ho il pugile professionista, quando la mia carriera si è interrotta per qualche anno, ho comunque fatto il buttafuori,
Adesso ritorno a fare le pugili da professionista perché le emozioni che mi dà il ring sono, sono grandi, forse più della politica. Non ho capito chi butti fuori da questo ring per primo. A parte, cioè, no, nel senso, quando prima ti ho chiesto, a parte medico, chi butti fuori, se ci fossero i politici, chi butteresti fuori per primo? Ho detto tutti i buonisti, così che pensano che è meglio aiutare, così senza cioè, io appunto da cristiano che vado a messa la domenica con i miei figli e tiro su i miei figli con valori cristiani, qualcuno mi dice ma come la chiesa così per l'accoglienza, tutta questa politica qua, si può dire, però c'è troppo di questo buonismo. Io penso che deve restare in Italia chi si comporta bene, chi vuole lavorare, chi si può integrare, perché calcolando che c'è un tasso di disoccupazione giovanile molto alto, non possiamo mantenere gente senza dargli un lavoro. Facciamo stare mai loro, mai i nostri giovani che sono a casa. Con quali politici hai dialogato? Cioè, immagino Pierpaolo Roberti, eletto della Lega Nord, candidato sindaco, che ha incontrato poco, comunque, sono mi è sembrato di capire. Guarda, e altri? Veramente non ho parlato con nessuno, così ho fatto tutto. Ti hanno chiamato dopo questa... Sì, dopo questi giorni, diciamo, questa mattina? Diciamo che già la manifestazione dei Topolini si è fatta avanti un po' tutta la destra cittadina. Chi? Tutti. Tutti. È stata, Fratelli d'Italia, Forza Italia. Sì, esatto. Sì, questi qua, Fratelli d'Italia, Forza Italia. Però appunto ero già... non avevo neanche intenzione di fare politica più di tanto, però... Cioè, sono diventato un personaggio politico senza volerlo, e appunto i miei amici mi hanno detto dai, facciamo questa lista civica che secondo me è l'unica, mi hanno fatto capire che è l'unico modo secondo la legge per fare qualcosa di veramente serio, se si vuole fare qualcosa di buono. Per passione ci proviamo. Siccome come idee sono più vicino su tante cose alla Lega, magari con Pierpaolo penso che andiamo più d'accordo, ma anche lui veramente è stato qualcosa proprio di embrionale. Ho detto magari facciamo una lista civica, ti appoggio a te, perché ho scritto ieri su Facebook, oggi sono qua, e quindi non abbiamo parlato di niente. Sai che ti toccherà venire a ringa da adesso in poi, cioè insieme agli altri ospiti politici. Accidenti. Perché se dovrai salire sul ring più difficile, dai, io lo definisco così, per te forse è una bazzecola, però insomma. Ma no, per me è dura, perché sul ring sono sul ring vero, quello che dove ci picchiamo, sono abituato. Ecco lì, mi raccomando, perché ho già assistito in questi anni a cose indicibili, lì non si può, ti raccomando. Negli studi delle 4 non possiamo. No, qua invece io, non essendo un politico esperto, mi hanno detto che mi sbraneranno. Può essere, non posso picchiarli in casa, purtroppo, mi hanno detto. No, esatto. Però, farò... Io sto imparando tutto quanto, quindi se mi chiedi tanti argomenti non sono preparato. Lo diventerò, perché come appunto è stato per la box, mi sono appassionato e i risultati ti sei arrivano, applicato solo andando, lavorando, così impari. Ovvio che adesso mi chiedi tanti temi, vai in barca? Sì, assieme ai miei amici parleremo, discuteremo del resto della lista civica per fare un programma su cosa sia veramente meglio per, secondo noi, per la nostra città. Ascolteremo più possibile i cittadini. Di Deborah Serracchiani cosa pensi, allora? Anche lei della parte opposta, diciamo, rispetto a quella della tua candidatura, ma lei che ha una figura forse diversa rispetto al più vicino sindaco, cosa pensi di lei? Beh, ovviamente io tifo per quell'altra parte, quindi... Sai il nome anche del prossimo candidato presidente, no? Perché... Federica. Ah, Federica, vabbè, questo è vero. Quindi, sì. Quindi... è un po' prestino, però insomma sì, Federica il nome è già uscito, insieme a Riccardi. Immagino, spero, tra l'altro ho conosciuto anche lui, e che
che anche lui è un mio coetaneo, così ho più cose in comune, è chiaro che mi sta più simpatico, che spero che, tanto più che l'ho visto ieri per Rete 4, beh, mi è piaciuto un sacco. Più che altro, se fossi stato al posto suo, contro tutta la gente, questi buonisti che gli davano contro, mi sa che io avrei reagito diversamente, avrei picchiato qualcuno, ma io non sono ancora un politico, sono più pugile portuale, devo imparare. Esatto, Piano mi piano. raccomando, conta fino a 2000. Sì, veramente, però veramente l'ho visto così attaccato, così da tutte le parti, e boh, io sono proprio un principiante ancora, e devo tutto imparare, ma credo che con quella gente là sono proprio avvoltoi. Adesso non so se mi capiterà Quindi se di vieni a ring venire. ti Non lo faccio l'unico, lui sarai so. l'unico ad avere la sedia con le cinture, insomma, in modo che non ti puoi Non lo alzare. so, Va bene. spero bene. Allora, intanto in bocca al lupo, chiaramente come Grazie a tutti, diciamo a tutti, Lupo. ci risentiamo, chiaramente perché da adesso inizia il tuo percorso e verrai ospite insieme Benissimo, agli altri. Ciao grazie. Fabio Ciao, ciao. Tujak, grazie a voi per averci seguito. Come sempre Ring torna settimana prossima con un'altra puntata speciale il giovedì.